Allora Lastra, cominciamo da quell'episodio che poteva cambiare la partita in positivo per il Foggia e invece l'ha cambiata in negativo per loro. Ci stavi arrivando sul calcio di rigore, ti sei anche arrabbiato perché insomma eri vicino alla palla. Sì, dispiace perché l'ho toccata e l'avevamo studiato insieme a Botticella prima della partita, quindi dispiace pure per l'episodio, però è andata così e adesso pensiamo alla prossima partita. Un minuto prima, fallo diciamo, con un'azione che è partita forse anche in sospetto fuori gioco, e quel rigore fischiato all'arbitro che non ci ha convinti molto noi che eravamo fuori diciamo dalla tribuna, ma mi pare che neanche voi. Sì, anche dal campo il rigore è un po' dubbio, però l'arbitro ha deciso così, sta in campo per arbitrare, per fare delle scelte, ha fatto questa scelta, la dobbiamo accettare purtroppo e niente, andare avanti e pensare alla prossima. Dal punto di vista personale, un buon intervento nel primo tempo, quando loro sembravano quasi voler poter passare da un momento all'altro, una buona parata, hai bloccato sul nascere quelle che potevano essere le loro ambizioni. Sì, dispiace per il risultato, la prestazione personale, poi uno sì, sono contento, sono soddisfatto, però l'obiettivo era portare 3 punti e quindi c'è un rammarico a maggior ragione per come si è pareggiata questa partita. Senti, una partita strana, il Foggia che fa gol forse nel momento migliore del Latina, il Latina che segna il pareggio probabilmente in quello che era il momento migliore del Foggia, che forse ha la colpa di non aver chiuso la partita. Sì, fa parte di questo campionato, del girone C, ma della Lega Pro in generale, le partite vanno chiuse, abbiamo avuto le nostre opportunità, un pizzico di sfortuna visto le due traverse, dispiace, però lo ripeto ancora una volta, in settimana guarderemo cosa abbiamo sbagliato e cosa ha fatto bene e penseremo alla prossima partita. Quanto è inciso il caldo? Oggi veramente... Sì, caldo oggi pure. Caldo pazzesco. Ha partito più in Latina perché fisicamente voi nel secondo tempo eravate messi molto bene. Sì, questo fa parte della preparazione del mister, insomma, adesso i frutti si iniziano a vedere, faceva caldo, ci sono stati due cooling break, quindi insomma fa parte anche dell'orario e del periodo in cui stiamo giocando, fa parte del gioco.